Mister, siamo ricaduti nei soliti errori. Lo considero un passo indietro quello di oggi? Ma più che un passo indietro è il rammarico di una certa purtroppo continuità di disattenzioni che ci porta, parlo del primo gol, ci porta, secondo me, ci penalizza per quello che è stata la prestazione. Questa è la cosa veramente che mi fa arrabbiare. Mi dispiace molto ed è purtroppo una continuità di errore che devo assolutamente interrompere. Ci abbiamo lavorato tanto, 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 evidentemente non basta. E per quanto riguarda invece il secondo gol, c'è un fallo netto su 40 che prende un pugno, la palla la rinvia lui, non capisco perché il VAR non intervenga, rimane a terra e poi lì ci fanno gol proprio sulla buca del centrale. Però non è un passo indietro, è che purtroppo c'è questa, come dicevo prima, questa continuità delle disattenzioni sulla linea. Quando ci sono le punizioni laterali, non capisco perché ci fanno gol così facilmente su una situazione che proviamo e riproviamo tante volte. Però questo è compito mio, assolutamente interrompere questa situazione purtroppo negativa. Mister, la squadra anche oggi ha mostrato di essere dentro al match dopo lo svantaggio, come era già capitato. Cosa crede sia mancato soprattutto nel primo tempo a livello caratteriale? Secondo me la squadra ha fatto una buona partita, non ha giocato una brutta partita. Ripeto, al 35esimo, se non avessimo preso questo gol sul calcio piazzato, il Frosinone non è che abbia fatto granché. Noi siamo stati pericolosi, abbiamo battuto un sacco di calcio d'angolo, eravamo nella loro metà campo, eravamo corti, abbiamo giocato, abbiamo girato palla. Non ci dimentichiamo che giocavamo sempre contro il Frosinone, cioè c'è una valenza di un avversario importante. Quindi, ecco, il rammarico è che poi la partita si mette nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 10 minuti, prendi un gol e vai a riposo con un sotto 1-0 e poi diventa tutto più in salita. Poi prendiamo il secondo gol dopo pochi minuti e poi però la squadra, io non gli posso rammaricare niente ai ragazzi, cioè non posso rimproverarli di niente. L'unica cosa che dico è che purtroppo dobbiamo, perché hanno spinto, perché hanno cercato di giocare, hanno riaperto la partita, si poteva pareggiarla di nuovo sull'ultima occasione, due o tre situazioni in area, anche sul tiro di Federico si è mancato il tapin, però è chiaro che gli addetti a fine partita non si può sempre andare 2-0 per poi in questa categoria, soprattutto contro un Frosinone, non si può sempre recuperare due gol e quindi dobbiamo lavorare sulle attenzioni di queste situazioni, sui calci piazzati, perché poi il gol si può prendere se l'avversario è bravo, ci sono anche gli avversari, però ultimamente sono troppi gol su questa situazione. Come giudica la prestazione della difesa? Come mai ha deciso di schierare Baschirotto a sinistra dall'inizio al posto di Dorazio e come sta Vlahovic? Ma la linea difensiva nel gioco manovrato non si è comportata male. Secondo me hanno fatto bene, hanno fatto bene, sono stati aggressivi, hanno duellato bene, sono stati relativamente alti. Ripeto, l'episodio è di nuovo un calcio piazzato, non di gioco manovrato. Quindi io sono contento della linea sulla manovra, meno, assolutamente non sono per niente contento dell'attenzione sui calci piazzati. Sta diventando purtroppo una costante negativa che ci sta pesando troppo. Baschirotto a sinistra perché doveva marcare Canotto, l'ho visto meglio in settimana, ha caratteristiche esplosive, l'ha marcato bene, ha fatto assolutamente una buona gara. Canotto non è che abbia fatto grandi cose, è un giocatore di punta di forza di questa squadra Frosinone. E poi anche nelle rotazioni, quindi adesso non c'è Felicioli, viene scelto Baschirotto perché appunto il suo impeto fisico, la sua forza mi serviva su Canotto. Lei alla vigilia aveva detto che chiunque poteva essere importante per la squadra, soprattutto chi entrava dalla panchina. Oggi ha avuto anche un'altra risposta da parte di Sabiri e Didier, ma anche di altri che sono entrati in Sì, seconda. questa è la nostra forza. Sono entrati tutti bene, hanno cercato di imprimere densità, non era facile, di fronte comunque c'è una squadra forte che ha in panchina Ciano, in panchina Novakovic, c'è giocatori importanti in panchina, Maiello, insomma, è una squadra importante. Non ci dimentichiamo mai contro chi giocavamo e anche bisogna stare coi piedi per terra. Stare bene piantati, io ce l'ho anche il gruppo, bisogna essere sempre sereni, lucidi, fare delle analisi sempre
serene, senza farci prendere da frenesie, perché abbiamo perso contro il Frosinone, ok, fuori casa, dobbiamo assolutamente stare più attenti su queste punizioni laterali, su questi calci piazzati, però io, tutto sommato, anche i ragazzi sono entrati e hanno fatto bene, Ili ha fatto l'assist per Bidawi, Fabrini ha cercato di creare più scompiglio tra le linee, Sabile comunque, anche se qualcosina poteva far meglio in qualche passaggio, l'ha sbagliato purtroppo quello che sono le sue qualità, Dorazio ha dato una buona spinta, ha cercato qualche cross dentro, anche lo stesso Eramos e pochi minuti, perché Booker ormai era esausto, quindi tutti hanno dato il contributo, quindi adesso dobbiamo solamente che archiviare subito e pensare a giovedì, che abbiamo subito una partita in casa. Appunto, come si riparte in vista del prossimo match interno contro la Spal? Come si riparte? Si riparte consapevoli, arrabbiati perché è stata fatta una buona partita, purtroppo abbiamo raccolto nel zero. E questo deve essere tutti quanti, a cominciare da me che sono responsabile, quindi ragazzi lo sanno, devono stare sereni, molto sereni, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo lavorando. E come si riparte? Si riparte che dobbiamo essere incazzati, dispiaciuti, perché poi dopo questi errori continuano a purtroppo capitare, devono essere assolutamente interrotti, non bisogna più commetterli, e quindi ripartiamo dalla prestazione che comunque c'è stata, soprattutto con la cattiveria nell'andare in casa, ritornare in casa e prenderci 3 punti, che è un po' che ci manca. Grazie mister. Grazie a te.